Uno dei più grandi sogni degli esseri umani è sempre stato quello di riuscire a volare, dal mito di Icaro ad altri tentativi in varie parti del mondo e in varie epoche storiche, e appunto in moltissimi hanno sempre tentato di imitare gli uccelli e di volare. Ovviamente praticamente tutti questi tentativi sono sempre andati male, con anche dei morti, e diciamo che fino alla fine del XVIII secolo, scusate, nel 1700, questo desiderio dell'uomo di staccarsi da terra e volare sembrava un'utopia, fino a che i fratelli Montgolfier non inventarono la loro macchina per volare. E oggi voglio proprio discutere, sarà un video un po' diverso dal solito, discutere di questa invenzione della mongolfiera da parte dei fratelli Montgolfier. Joseph e Jacques Montgolfier, appunto, sono stati due inventori francesi, nati rispettivamente nel 1740 e nel 1745, diciamo nelle zone del sud della Francia, sud di Lione. Tra le cose che hanno fatto, tralascerò la loro biografia, diciamo, anche se appunto secondo me è importante dire che comunque venivano da una importante famiglia una famiglia ricca di Annonay, appunto, nel sud della Francia, e diciamo, per il resto tralascerò la loro biografia. Vissero in maniera agiata nel XVIII secolo, durante il XVIII secolo, quindi anche l'età dell'illuminismo. Furono pervasi dal clima che si respirava in Francia in quel periodo, di appunto illuminismo, ricerca della scienza, grandi scoperte scientifiche che si iniziavano a fare, e soprattutto Joseph aveva proprio la mentalità dell'inventore. Si metteva lì, cercava di costruire cose, oggetti, era creativo, era intelligente. E i due fratelli un giorno, osservando dei panni, la leggenda narra che osservando dei panni stesi ad asciugare, si accorsero che alcune parti col caldo tendevano a sollevarsi, e da qui iniziarono a immaginare quella che poi sarebbe diventata la mongolfiera, che prende il nome appunto dal cognome dei loro inventori. Come detto, se Joseph era tra i due fratelli quello con spirito più da inventore, Etienne era quello più portato per gli affari, e assieme formavano una coppia quasi perfetta. E dopo appunto la leggenda di questi panni che furono visti sollevarsi col calore, proprio Joseph si mise in testa di riuscire a creare quella macchina che per tanti secoli scienziati, inventori, studiosi anche grandiosi non erano mai riusciti a fare, ovvero qualcosa che riuscisse a staccare l'uomo dalla terra e lo facesse alzare verso il cielo. E, appunto, Joseph si dedicò a questa ricerca, mentre Etienne si dedicava agli affari di famiglia, permettendo comunque a tutti e due di vivere in maniera agiata e di poter portare avanti queste scoperte scientifiche. Ovviamente per fare queste ricerche c'era bisogno di tempo innanzitutto, e chi lavorava non ce l'aveva, e di soldi, di fondi. Bisognava fare tentativi, bisognava costruire, bisognava cercare i materiali, e persone, diciamo, con un reddito normale, soprattutto per l'epoca, non sarebbero mai riusciti a sostenere una spesa del genere. I primi veri esperimenti portati avanti da Joseph si hanno nel 1782, quando in realtà Joseph fu ispirato, e questo in realtà è provato, da un dilemma di tipo militare, ovvero da un recente attacco alla fortezza di Gibilterra, che era inespugnabile sia via terra che via mare, e Joseph ipotizzava un possibile attacco via aria, dove non ci si poteva difendere. Appunto, Joseph iniziò a pensare che una fortezza di questo tipo sarebbe stata attaccabile dall'alto grazie a oggetti che si sollevavano, e soprattutto sollevavano le truppe, grazie a qualche tipo di gas che lui chiamò gas di Montgolfier, e diciamo ipotizzò anche una proprietà che lui chiamò lievità, appunto, che permettesse a questo macchinario pieno di truppe di sollevarsi da terra. Quindi Joseph passa diciamo all'atto pratico, inizia a costruire un contenitore, quindi diciamo circa di 1 metro quadrato,
anzi, metro cubo, scusate, un metro per un metro per un metro, di vimini, di, comunque di materiale abbastanza leggero, ma comunque robusto per sopportare il peso di una o due persone. Sopra questo, diciamo, sopra questo contenitore, mise un telo di tessuto leggero, e sotto questo contenitore accese un falò. Si accorse immediatamente che il contenitore si alzava, quindi capì che sfruttando quello che noi oggi sappiamo essere l'energia prodotta dal fuoco, diciamo, questa struttura si iniziava a sollevare. Da qui iniziarono tutti i suoi esperimenti. E fondamentalmente Josef aveva appena inventato il primo aerostato della storia. E una volta convinto anche il fratello Etienne a produrre qualcosina di più grande, un aerostato più grande, i due fratelli fecero una prova il 14 di dicembre del 1782 con appunto un aerostato, scusate, più grande del primo prototipo, di tre volte circa. Quando accesero il fuoco sotto questo aerostato, diciamo, l'oggetto volò talmente in alto che ne persero il controllo, volò circa a 2000 metri più o meno, e poi appunto perdendo il controllo lo recuperarono solo quando il fuoco fu finito, si spense, e distrussero questo prototipo per evitare che qualcuno potesse copiarglielo. Visto che questo, diciamo, questo secondo esperimento aveva funzionato, i fratelli Montgolfier si decisero a tenere una dimostrazione pubblica del funzionamento di questo aerostato e ad aria calda, e in modo anche da poterne rivendicare l'invenzione e poterlo brevettare. Quindi, diciamo, crearono un prototipo di quella che questo giro era molto più simile a una mongolfiera, come la immaginiamo noi oggi. Il tutto pesava oltre 200 kg, quindi, cioè, era anche una struttura abbastanza solida, abbastanza pesante. E il 5 di luglio del 1783 tennero questa dimostrazione pubblica. Dimostrazione pubblica che fu in realtà un successo, perché il volo, diciamo, durò per circa 2 km, 10 minuti, e si alzò a circa 2 km di altezza, un'altezza che nessun essere umano aveva mai raggiunto prima. Appunto, la dimostrazione era talmente tanto successo che raggiunse rapidamente Parigi e la corte reale. Uno dei due fratelli, Etienne, si recò appunto nella capitale francese per fare nuove dimostrazioni e cercare anche investitori, e nel frattempo appunto Josef rimase a casa a migliorare sempre di più questa invenzione, e diciamo, i due fratelli avevano lo scopo di brevettare il tutto, ovviamente. Ovviamente questo tipo di invenzione, un oggetto completamente nuovo, suscitò anche dei pareri contrari, delle preoccupazioni, prima fra tutte i rischi che un viaggio del genere avrebbe potuto avere, soprattutto se il fuoco finiva e la mongolfiera cadeva. Tanto che, cioè, pericoli tanto presenti che addirittura Luigi XVI, il re di Francia appunto, emanò un bando affinché nessuno potesse fare questo tipo di, diciamo, esperimenti con questo tipo di mezzi fino a che non se ne fosse accertata la sicurezza maggiore possibile. Dal 5 di giugno si passa al 19 di settembre del 1783, quando l'aerostato Réveillon, il nome che fu dato dai fratelli Montgolfier alla loro invenzione, trasportò per la prima volta degli esseri viventi, che erano animali: una pecora, un'oca e un gallo. Questi animali vengono collocati in un cesto attaccato con delle funi all'aerostato, e vengono fatti alzare in cielo alla presenza di una grandissima folla, innanzitutto, ma soprattutto di re Luigi XVI e della regina Maria Antonietta. Il volo dura 8 minuti, copre circa 3 km e si alza di circa 500 metri. Questo volo non fu privo di problemi, infatti subito dopo
l'alzata in volo, parte del calore uscì e diciamo l'aerostato, la mongolfiera si inclinò di lato, quindi il volo non durò quanto previsto. In realtà gli animali stettero bene comunque, il volo fu considerato comunque un successo e da quel momento in poi diciamo la corte reale, il re in particolare, si convinsero che questo era un mezzo sicuro. Dal 19 di settembre si passa al 21 di novembre del 1783, quando Pilâtre de Rosiers e il marchese d'Arlande sono i primi esseri umani della storia a volare su questi, appunto, questi réveillon, queste mongolfiere, e sono anche i primi esseri umani proprio a compiere un volo, da che noi ne abbiamo conoscenza almeno. Tutto questo era stato organizzato anche in onore di Maria Antonietta, che si era dimostrata molto entusiasta verso questa scoperta. Il primo réveillon era stato dedicato proprio alla regina e questo primo volo dura 25 minuti, copre una distanza di 9 km e si alza a circa di 100 metri sopra i tetti della capitale. Questo viaggio fa molto rumore, fa molto scalpore, ne parlano tutti, e da qui in poi l'invenzione dei fratelli mongolfieri arriva sulla bocca di tutti, non solo delle classi colte. C'è da dire che parallelamente agli esperimenti dei fratelli mongolfieri, altri scienziati, soprattutto appunto nell'area francese e nell'area inglese, stavano sperimentando questi tipi di di oggetti, anche appunto sperimentando gas diversi, non solo il vapore. Ad esempio Henry Cavendish nel 1766 aveva scoperto l'idrogeno, e proprio grazie all'idrogeno qualche anno dopo Jacques Charles aveva progettato e stava facendo esperimenti su mezzi simili a quelli inventati dai mongolfieri, però usando appunto l'idrogeno e non il vapore. Diciamo che dal momento in cui i mongolfieri presentano al mondo il loro apparecchio Réveillon, scatta una gara a chi costruisce l'aerostato migliore. Diciamo che dopo i primi tentativi in realtà il vapore dei fratelli mongolfieri perse rispetto all'idrogeno di Jacques Charles, e anche insomma negli anni successivi le mongolfiere cominciarono ad usare appunto l'idrogeno perché era un gas ritenuto molto più affidabile. Quello che c'è da notare è che grazie agli esperimenti dei fratelli mongolfieri e di chi parallelamente studiava questo tipo di mezzi, si aprì l'era dei viaggi aerei. È anche vero che prima di arrivare ai primi aerei dei fratelli Wright e comunque con l'esplosione dell'aeronautica con la prima guerra mondiale, se ne passerà ancora. È il primo passo. Voi dovete contare che per migliaia di anni l'uomo non si è staccato dal suolo. Con l'invenzione dei fratelli mongolfieri e degli altri scienziati attorno a loro, gli uomini iniziano a staccarsi dal suolo, cosa che appunto aveva affascinato le menti di migliaia di generazioni per migliaia di anni prima dei fratelli mongolfieri, e nel giro di in realtà 140 anni siamo riusciti a fare trasvolate oceaniche con mezzi molto più sofisticati ovviamente delle mongolfiere, e circa 200 anni dopo, poco meno di 200 anni dopo l'invenzione dell'apparecchio Réveillon da parte dei fratelli mongolfieri, l'uomo è anche andato sulla Luna. Quel tipo di accelerazione scientifica dovuta anche a delle gare tra i vari scienziati che volevano arrivare prima degli altri, che porta l'uomo a fare un passo avanti. Di questa teoria era un grandissimo sostenitore Piero Angela, che appunto sosteneva che noi viviamo in un periodo in cui le scoperte scientifiche non stanno più al passo delle generazioni umane. E diciamo che io sono pienamente d'accordo con questa teoria di Piero Angela, e secondo me quello che ha fatto scattare questa molla del progresso continuo e molto più veloce rispetto a prima è da un lato l'invenzione del motore a vapore, della macchina a vapore, e dall'altro appunto quello dei fratelli mongolfieri e, ripeto, degli scienziati che attorno a loro fecero scoperte simili proprio negli stessi anni, che permisero all'uomo di staccarsi dal suolo, cosa che era stata sognata appunto da migliaia d'anni da tantissime generazioni di persone.
Bene, spero che questo video sui fratelli mongolfieri e sulla nascita delle mongolfiere vi abbia interessato. Noi ci vediamo una prossima volta con un nuovo video. Ciao a tutti!